Ma ha senso iniziare a conoscere ragazze a 40 anni? Oppure è troppo tardi? Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze dai 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Quindi molti uomini sono assillati da questa domanda, dal pensiero che ormai sia troppo tardi, che hanno sprecato il tempo, hanno sprecato gli anni migliori, eccetera. Questa domanda la riceviamo anche da persone che in realtà hanno anche 30 anni, addirittura delle volte abbiamo ricevuto anche da ventenni. Ah, ma ho 20 anni, è troppo tardi per iniziare a conoscere ragazze. Ma che cazzo è troppo tardi? Cioè, poi tutto quanto il tempo davanti. Però lì è anche l'errore poi di mentalità che commette chi è giovane, che dice ah, ho tempo, e poi dopo il giorno dopo si ritrova a 30 anni, 40 anni, ed eccolo qua in questo video. Quindi poi, giusto piccola parentesi per chi è giovane, cioè non pensare ho tempo, cioè farle adesso le cose per non essere poi a 30 anni, 40 anni, 50 anni che ti ritrovi nella condizione di dire ah, forse ho sprecato il tempo, non posso fare più niente. No, puoi fare anche se hai 30, 40, 50 anni, però chiaramente se inizi prima hai più tempo poi per goderti le cose. Quindi per chi è assillato da questo tipo di pensiero, ho sprecato tempo, eccetera, è anche sintomatico questa domanda, il fatto che non si sta facendo niente, perché l'azione è un'ottima cura per questi pensieri che ti assillano. Ti assillano perché sai che devi fare qualcosa e non lo stai facendo. Ok, quindi innanzitutto iniziare a fare qualcosa, iniziare a capire come si fa con le ragazze, iniziare a uscire, tentare di conoscere ragazze, capire magari se vuoi conoscere ragazze di giorno, in discoteca, online, però iniziare a fare dell'azione, ok? Quantomeno o nel formarsi o nel proprio iniziare a conoscere ragazze, o comunque in realtà entrambe le cose vanno fatte in contemporanea, perché se inizi a conoscere ragazze ma hai zero metodo, non hai idea di quello che stai facendo, prenderai soltanto rifiuti e poi tornerai a casa più demotivato e poi aspetterai 50 anni, 60 anni, dopo a un certo punto sarà veramente troppo tardi. Ok, ma se adesso hai 30 anni, 40 anni, 50 anni, adesso c'è ancora tempo, ok? Quindi poi se a un certo punto c'hai 70 anni e lì effettivamente poi non c'è più veramente tempo di conoscere ragazze, lì a un certo punto sei in diritto d'arrivo per la fine. Quindi iniziare a fare qualcosa già adesso. E per chi appunto ha 30 anni, 40 anni, o quello che è, anche 50 anni, e pensi che sia troppo tardi, non è troppo tardi. A meno che non muori oggi, hai ancora tempo, ok? Però anche se muori domani, hai comunque tempo, hai comunque ancora oggi per provare a fare qualcosa e darti a fare, toglierti qualche soddisfazione in più nella vita. In termini di ragazze, l'aspettativa di vita media in Italia è di 83 anni, quindi le persone vivono in media fino a 83 anni. Quindi vuol dire c'è chi vive di più e c'è chi vive di meno, però in media 83 anni, facciamo che hai 40 anni, ok? Hai ancora 43 anni di tempo. Cioè, tu vuoi essere lì e dire ah, è troppo tardi, con questo approccio passivo alla vita, è troppo tardi. E che cazzo fai per i prossimi 43 anni? Ammesso che tu sia nella media. Però poi se la vita ti fa lo scherzo invece che arrivi a 100 anni, o magari che arrivi a 110, ci sono persone che arrivano fino a 110 anni. Metti che la vita ti fa questo scherzetto, scherzetto anche positivo, e che fai per i prossimi 50 anni, 60 anni? Stai lì a... Troppo tardi, cioè, hai ancora almeno 40 anni davanti, e anche perché per mettersi a posto con le ragazze in realtà serve molto meno tempo di quello che pensi. Anche per chi pensa ah, ho buttato via gli anni migliori, cosa parzialmente vera, ma poi per recuperare il tempo perso, in realtà si recupera molto velocemente nel momento in cui acquisisci un metodo. Io mi ricordo nel primo anno in cui ho iniziato a darmi a fare un po' di piccole ragazze, partivo da introverso, vergine, con zero esperienza con le ragazze, dopo i primi mesi ci ho avuto un po' di tempo per capire effettivamente come si facesse, ma quando poi effettivamente ho capito, mi sono iniziato a fare 2-3 appuntamenti al mese con 2-3 ragazze nuove ogni mese. Che in un anno fanno, in realtà nel primo anno ho fatto una ventina di appuntamenti, i primi 4 mesi ho combinato quasi nulla, e poi dopo ho iniziato a fare uno, due, tre appuntamenti al mese, alla fine dell'anno erano una ventina di appuntamenti, ok? 2-3 appuntamenti al mese diventano poi 20-30 appuntamenti all'anno. Metti che vai a letto con anche solo un terzo di queste 30 ragazze, sono 10 ragazze con cui fai sesso ogni anno, e mi sto anche tenendo basso nel momento in cui capisci come si fanno le cose correttamente, puoi arrivare a portarti a letto in termini di, mettiamo, fai 30 appuntenti all'anno, puoi anche far sesso se fai tutti gli appuntenti fatti bene, anche con 25 di queste 30 ragazze con cui esce, c'è sempre l'appuntente, poi per un motivo esterno va male.
Quindi non è che fare il sesso poi con tutte le ragazze con cui esci quando poi inizi a capire come si fanno le cose. Però, cioè, le cose che non hai fatto negli ultimi 5, 10, 20 anni le puoi recuperare tranquillamente in 6 mesi, un anno al massimo di tempo. E anche toglierti gli sfizi, perché poi molti uomini più adulti hanno lo sfizio delle ragazze giovani. Non a caso abbiamo appena fatto uscire un corso proprio su questo argomento, su come appunto capire il sistema per interfacciarsi con ragazze dai 18 ai 25 anni, se hai un'età più adulta, perché c'è un modo di interfacciarsi diverso, soprattutto quando c'è una differenza di età, ma in realtà sei anche più avvantaggiato se hai un'età più adulta quando ti vai a interfacciare con ragazze più giovani, perché ragazze più giovani cercano già di base un uomo più maturo mentalmente. Quindi lo puoi recuperare molto velocemente il tempo perso. La media di partner sessuali che hanno gli uomini in tutta quanta una vita è di 7 partner sessuali. Quindi gli uomini in media finiscono a letto con 7 ragazze in tutta quanta la vita. Cioè, se tu finisci a letto con 7 ragazze in un anno, 10 ragazze in un anno, hai recuperato tranquillamente tutte le esperienze che non hai fatto negli ultimi 5, 10, 20 anni. Quindi non preoccuparti se pensi di aver perso tempo, pertanto lo puoi recuperare molto velocemente, a patto che però impari un metodo giusto e soprattutto per chi sente di aver perso tempo, cioè usa questa angoscia, questo malessere, non so, chiamalo come ti pare, come senso di urgenza per darti da fare. Tutti quanti possiamo scegliere come utilizzare le emozioni che abbiamo dentro di noi, tutte quante le energie che abbiamo dentro di noi. So che la maggior parte delle persone usa queste sensazioni negative per autoflagellarsi. Ah, ho sprecato tempo, faccio schifo, la vita non ha più senso, il tempo non torna più indietro, cosa fattualmente vera, però cioè, puoi decidere se autoflagellarti oppure se dire cazzo, ho sprecato tempo, ma comunque posso recuperarlo. E usare questa energia per fare di più, usarlo come carburante. E non come autoflagellazione. Puoi usare la frustrazione per essere più frustrato, o puoi usare la frustrazione per fare meglio, per fare più azione. Decidi tu come dirigere l'energia. La maggior parte della gente dirige le energie verso l'autoflagellazione, ma lo decidi te. Non è un uso molto intelligente usare queste energie qua per autoflagellarsi. Quindi. E puoi anche motivarti, per esempio, immaginandoti al risultato già raggiunto. Che cosa vuoi raggiungere con ragazze? Vuoi portarti a letto di diverse ragazze? Vuoi far sesso con ragazze che hanno la metà della tua età? Che se magari hai 40 anni vuoi far sesso con la ventenne, così figa, attraente, che la vedi in discoteca, ti sembra fuori portata, la vedi che ti passa di giorno per strada, la vedi nei bar di sera, super elegante, strafiga, la tua collega di lavoro, non lo so. Vuoi finire a letto con diverse ragazze? Vuoi a un certo punto instaurare una relazione, trovarti la compagna di vita con cui puoi magari anche creare una famiglia? Immaginatene queste cose qua perché poi ti fungono da motivazione quando magari sei nei momenti in cui sei incerto, ok? Riporta nella tua mente quello che è il risultato e puoi anche immaginarti tutto quanto il tempo che hai dopo per goderti il risultato. Metti che hai 40 anni e ti dai da fare, in 6 mesi, in un anno si è portato a letto 8 ragazze. C'hai poi quanti anni per goderti tutti quanti i risultati con le ragazze? A parte che faccio lo spoiler a tutti quanti, cioè quando poi ti porti a letto tante ragazze, non è che ti serve, non è che così tanto tempo per goderti la cosa e a un certo punto anche tra virgolette stufarti. Io ci ho avuto due momenti nella mia vita dove ho detto basta, troppe, troppe, basta. Quindi cioè non è che ci voglia poi così tanto tempo per dire, vabbè, me ne sono fatta la mia esperienza, anche se non scopo più per tutta la vita, tanto l'ho fatta l'esperienza. Quindi non è che te ne servono poi così tante per dire ho recuperato il tempo, ok? Quindi pensa poi tutto quanto il tempo che hai per goderti il risultato, tenendo conto che tanto poi in un anno che ti porti a letto tutte le ragazze che vuoi, dopo in realtà arriverai anche al punto dove dici, beh, ho fatto, e poi dopo puoi anche dedicarti ad altri ambiti di vita, puoi dedicarti a trovarti una compagna di vita, quindi dipende da quello che è il tuo obiettivo e motivati anche all'opposto. Con il pensare invece a quello che succede nel momento in cui rimani uguale. Okay? Quindi perché come esseri umani siamo motivati sia dal piacere, dall'andare verso un obiettivo, dal raggiungere un risultato, ma siamo poi anche motivati dallo scappare dal dolore. E siccome siamo tutti quanti delle teste di minchia, siamo più motivati dallo scappare da una situazione di dolore piuttosto che andare verso il piacere. Non lo so chi ci ha fatto così, boh, però a quanto pare siamo tutti quanti delle teste di minchia. Siamo molto più motivati dallo scappare da una situazione negativa piuttosto che andare verso una situazione di piacere. Ok, poi in realtà è normale come cosa all'inizio, poi dopo sviluppi nel momento in cui inizi a ottenere un po' di cose e un po' di risultati, sviluppi poi più una sana ambizione per raggiungere le cose che vuoi. Però molte volte la motivazione iniziale è proprio scappare da una situazione che fa schifo. Ok, come tutti quanti, inizialmente si parte da una situazione più o meno disastrata.
con le donne e si è motivati nel raggiungere i risultati con le donne proprio per andare via da quella situazione che faccia schifo. Adesso non entriamo nella dietrologia di questa cosa qua, però il concetto è: motivati sia con il piacere del raggiungere l'obiettivo, sia poi anche con la frustrazione del rimanere uguale. Quindi immaginati entrambe le situazioni. E anche un'altra cosa abbastanza interessante su cui ragionare è il fatto di pagare il prezzo subito tutto quanto in una sola volta, che non intendo un prezzo monetario, intendo un prezzo in termini di impegno, poi alcune volte anche un prezzo monetario nell'imparare un metodo, nel capire come si fanno le cose, però paga il prezzo tutto quanto subito, altrimenti poi finisci per pagarlo a rate tutta quanta la vita senza mai ritirare il premio. Cosa vuol dire? Questa è una metafora che ho sentito anni fa, che in realtà descrive proprio lo scenario di vita della maggior parte delle persone. Quindi tutti quanti alla fine in realtà pagano il prezzo in termini di impegno, però poi pochissimi ritirano il premio, ovvero i risultati con le donne, una vita sentimentale e sessuale appagante, una relazione felice, eccetera. Perché sono pochi quelli che si mettono d'impegno, si dedicano tutto quanto per un periodo anche abbastanza breve, anche di qualche mese, mettersi d'impegno per qualche mese e arrivare ai risultati. Maggior parte delle persone invece fanno ogni tanto, quando capita, mettono un poco impegno, ce lo mettono ogni tanto quando capita, quindi pagano questo prezzo in termini di impegno, lo pagano a rate per tutta quanta la vita, senza però mai arrivare alla fine a ritirare il premio, perché non funziona così. Quindi quello che funziona è pagare il prezzo tutto quanto una sola volta in termini di impegno e poi arrivare a ritirare il premio, e lo ritiri anche subito, senza dover aspettare tutta quanta la vita. Che non so se questa metafora è stata capita o è stata utile. Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze dai 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni, dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Se hai domande o dubbi, scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione.